Contavo sul fatto appunto che avrei avuto anch'io la possibilità di parlare, perché stiamo parlando di un alto, il nostro consiglio rappresenta appunto una istituzione di alto livello e si richiama sempre tutti gli astanti, tutti i consiglieri al rispetto reciproco e pertanto l'avrei appunto mal interpretato questa possibilità di non parlare. In quanto già dalle 9:25 noi del gruppo consigliare eravamo seduti qua insieme a alcuni altri dei nostri colleghi e ancora una volta non abbiamo iniziato la nostra seduta se non prima delle 10, qualche minuto alle 10. Quindi si parla tanto di rispetto, si parla tanto di appunto alta istituzione e alla fine manchiamo in quelle che sono le basi di questo rispetto. Quindi ringrazio appunto ancora di avermi dato questa possibilità. E venendo alla nostra argomentazione odierna, io non voglio parlare di aeroporto, voglio parlare dei miei colleghi che sono di fronte a me del PD, i quali hanno chi più fermamente, chi meno, appoggiato quello che è il discorso e quello che è stata diciamo, l'elencazione da parte del nostro Presidente della Regione. Tra l'altro ringrazio, a differenza di Andrea, ho la fortuna di essere sentito dal vivo in diretta dal nostro presidente. Queste persone qui che hanno espresso, i miei colleghi consiglieri PD, che hanno espresso, ripeto, più o meno convintamente la loro posizione, chi anche ha cercato di parlare e di cercare quasi una giustificazione sul fatto che loro sì, sono contrari alla costruzione di questo aeroporto, ma non si sa bene per quale motivo, per quale indicazione, vogliamo chiamarla così, calata dall'alto, diciamo anche contraria a quelli che sono i loro pensieri più intimi, devono comunque accettare che questo aeroporto venga costruito. Sperano, l'ho notato in alcune di queste parole, che poi verrà, poi sarà fatto, poi sarà controllato. Sperano che poi comunque la loro coscienza venga messa, come dire, venga rasserenata dal fatto che quei controlli che non sono stati preventivamente considerati, alla fine si spera che siano, ed è solo una speranza, giusti, siano i risultati contrari a quello che tutta l'opposizione ora sta dicendo in questo caso, ma non solo perché l'opposizione lo stanno riferendo alla luce di dati provati, si è fatto riferimento a studi universitari, si è fatto riferimento a tante tante voci che sono venute da tante parti del territorio, da tanti comitati, da tante anche associazioni scientifiche e alle quali non è stato dato il completo ascolto, quell'ascolto che anche oggi in questa assemblea, dal palco del pubblico, è stato fatto presente, ci siamo anche noi, ma non sono stati ascoltati ancora una volta. Queste sono quelle questioni che ho notato, quegli stati d'animo che ho notato nei miei colleghi consiglieri. E spero, e spero che ci sarà ancora più grande questa piccola incrinatura, chiamiamola pure così, nella quale poi noi potremo andare a infilarci e finalmente a far capire che si stanno facendo, stanno commettendo degli atti veramente considerati in maniera non appropriata, come il porto di Livorno, la dazio in Europa, come quello che è la legge sulla sanità, con quello che è lo smantellamento del pubblico servizio, appunto come quello sanitario regionale. Li guardo tutti uno per uno e sono sicuro che alla fine ce la farò, ce la faremo. Grazie.